Ehi, rimani insieme a noi per scoprire le ultime rivelazioni su Marilyn Monroe. La vita di questa leggenda del XX secolo è stata narrata in più di 600 libri. Da bambina era un maschiaccio. Nel 1947 è stata eletta Miss Carciofo in una gara di bellezza in California. Anche se pensi di sapere tutto su Marilyn Monroe, stai per sentire una storia che è rimasta segreta per anni e anni. Prima di scoprire alcuni lati nascosti della personalità di Marilyn, iscriviti al canale e attiva le notifiche, per passare al lato positivo insieme a noi. Immagina un paesino nascosto tra le piante e le fattorie che punteggiano le colline. Nella cittadina ci sono solo un mercatino, una piccola stazione di rifornimento e l'ufficio del sindaco. Siamo a Roxbury, in Connecticut, a soli 120 km da New York, ma sembra già di essere fuori dal mondo. Pochi sono a conoscenza della sua stessa esistenza, ma sono ancora meno quelli che sanno che la celebre Marilyn Monroe ha passato 5 anni della sua vita proprio qui, a Roxbury. Quando l'attrice sposò il drammaturgo noto per morte di un commesso viaggiatore, era già una star famosa in tutto il mondo. Solo che stava diventando sempre più insofferente nei confronti del proprio successo. Il suo più grande desiderio all'epoca era quello di fare una vita tranquilla in campagna, motivo per cui è finita a Roxbury. Ed è proprio qui che si è svolta questa storia. La maggior parte della popolazione di questa piccola cittadina era costituita da povere famiglie di immigrati. Gente semplice e lavoratrice che aveva ben altro a cui pensare che spiare la celebrità vicina di casa. La famiglia di un ragazzo che chiameremo Johnny faceva parte di questa comunità. Erano poveri come tutti gli altri e Johnny era costretto a lavorare dopo la scuola. Faceva il commesso in un negozietto di alimentari di cui Marilyn Monroe era una cliente abituale. Johnny ricorda Marilyn come una donna gentile, divertente e generosa. Secondo lui era ancora più bella dal vivo che sul grande schermo. L'attrice era cordiale con tutti i piccoli commercianti del posto. In questo negozietto in particolare lasciava sempre grosse mance per Johnny e gli altri ragazzi che ci lavoravano. In alcune occasioni la sua generosità ha letteralmente salvato le famiglie di questi ragazzi dalla fame. Dopo aver vissuto a Roxbury per circa un anno, l'attrice li conosceva tutti per nome. Ci parlava in modo abbastanza informale e ovviamente la maggior parte dei ragazzi era innamorata di lei. Un giorno Marilyn arrivò e si rese conto che Johnny non c'era. Il proprietario del negozio affranto le disse che la madre di Johnny era improvvisamente morta il giorno prima. La sua era una delle famiglie di immigrati in cui si cercava di risparmiare anche l'ultimo centesimo, cosa che rendeva la perdita ancora più tragica. All'indomani i parenti si stupirono di scoprire che il funerale era stato ampiamente pagato e la chiesa era stata riempita di fiori. Alla famiglia di Johnny venne detto che il funerale era stato organizzato dalla chiesa. Dal momento che la funzione era stata pagata in anticipo, tutto il denaro messo insieme dal resto della comunità venne donato alla famiglia stessa. Per quanto modesta, la cifra era sufficiente a permettere loro di trasferirsi e cominciare una nuova vita. In questo modo, superare la perdita fu molto più facile. E questa decisione ebbe anche un effetto positivo nella vita di Johnny. Nella nuova città lui e le sue sorelle ebbero molte più opportunità di costruirsi un futuro migliore. La famiglia di Johnny non spese troppo tempo a ripensare al difficile momento e a quell'inaspettato ma salvifico aiuto. Solo qualche decennio dopo vennero a sapere del coinvolgimento di Marilyn Monroe. Quando l'attrice venne a conoscenza della tragedia, si informò sui dettagli del funerale. Disse che avrebbe voluto mandare dei fiori, ma non menzionò il fatto che volesse farsi carico dell'intera cerimonia. Si recò personalmente sul luogo della camera ardente e, dopo aver provveduto al pagamento, si fece assicurare che fosse mantenuto il segreto sulla sua partecipazione. Si fece dare anche l'indirizzo della chiesa in cui si sarebbe tenuta la funzione e andò a parlare con il sacerdote. L'uomo rimase talmente impressionato dalla sua visita da riportarla sul registro della chiesa. È proprio così che a distanza di anni la famiglia del piccolo Johnny ha scoperto in che modo Marilyn Monroe fosse entrata nella loro vita.
Oltre a questo, sono emersi anche altri fatti interessanti. È stato scoperto che all'incirca nello stesso periodo l'attrice fece una sostanziosa donazione alla scuola parrocchiale del paese. Gli studenti erano soprattutto i figli delle povere famiglie di immigrati. Il denaro donato da Marilyn Monroe contribuì quindi all'istruzione di molti di loro. La maggior parte dei locali sapeva, o almeno sospettava, della generosità dell'attrice. Ma la famiglia di John si era trasferita e non ebbe modo di scoprire la verità ancora per molto tempo. Sono rimasti tutti sconvolti dal fatto di non aver saputo come fossero andate le cose finché l'attrice era ancora in vita. Beh, non abbiamo prove inequivocabili che dimostrino che sia andata esattamente così. Ma considera che l'immagine pubblica di Marilyn era profondamente diversa dalla sua vera personalità. E anche gli stralci di vita che conosciamo ora non ci svelano interamente che tipo di persona fosse. L'attrice era molto più dolce e gentile di quanto pensassero i suoi contemporanei. Amava gli animali e, come abbiamo visto, si interessava seriamente agli altri. Il suo primo marito, James Dougherty, ha riportato un episodio che conferma la sua natura compassionevole. Una volta Marilyn avrebbe cercato di ospitare una mucca dentro casa perché fuori stava diluviando e non voleva che l'animale si prendesse tutta quella pioggia. Marilyn Monroe era molto più infelice di quanto sembrasse dietro i suoi sorrisi. L'attrice era cresciuta tra orfanotrofi e case affidatarie. Nel corso della sua breve vita cambiò indirizzo più di 50 volte. Desiderava terribilmente avere una casa tutta per sé. Quando si sposò con Arthur Miller, gli parlò dei propri sogni. Gli confessò che odiava Hollywood e che non voleva più averci niente a che fare. I suoi progetti erano di ritirarsi a vivere in campagna sostenendo l'attività del marito. Marilyn era finalmente sicura, per la prima volta nella vita, di non essere più sola. Ma il giorno del loro matrimonio accadde qualcosa di tragico. Il 29 giugno 1956 la cerimonia nuziale si trasformò in un raduno di paparazzi. Una delle auto che seguiva i novelli sposi procedeva a velocità troppo elevata e nelle strade di campagna il conducente perse il controllo del veicolo. Così perse la vita il reporter francese che era alla guida. Tutti dissero che una simile disgrazia subito dopo il matrimonio fosse di cattivo auspicio. Per quanto sembri assurdo, queste parole si rivelarono profetiche. Sfortunatamente la sua vita a Roxbury non assomigliava a quella che si era immaginata nei suoi sogni. Durante il primo anno di vita in una cittadina di 750 abitanti, probabilmente si divertì a giocare il ruolo della mogliettina devota. Ma l'attrice era abituata ad essere sempre al centro dell'attenzione, alla luce dei riflettori e all'ammirazione. Inoltre, suo marito era un uomo indipendente e solitario. Passava intere mattinate a lavorare chiuso nel suo studio e il pomeriggio a fare lavoretti di casa. L'attrice, invece, non aveva mai niente da fare. Molto presto si stancò di giocare col bassotto di famiglia Hugo e di cambiare la disposizione dei mobili. Cominciò a fissarsi sul suo aspetto. Si dice che temesse così tanto le imperfezioni da lavarsi il viso 15 volte al giorno. Non c'è da stupirsi del fatto che il matrimonio finì il 24 gennaio 1961, quando la coppia venne spinta al divorzio dalla loro divergenza nello stile di vita. Marilyn Monroe e Arthur Miller erano stati sposati per meno di 5 anni. Il drammaturgo sposò la fotografa Inge Morath a solo un mese dal divorzio. La vita di Marilyn, invece, si spense 19 mesi dopo, il 5 agosto 1962, nella sua nuova casa a Los Angeles. La morte di questa donna straordinaria resta un mistero, non meno, della sua vita. Sai qualcosa sulla vita di Marilyn Monroe che non tutti sanno? Allora scrivicelo nei commenti qui sotto. Ricordati di mettere un like, di condividere il video con i tuoi amici e di iscriverti al canale. Solo così potrai essere immediatamente trasportato su il lato positivo della vita.